Volete dunque costituire, mediante il presente atto, l'unione civile tra di voi? Sì. Sì. Danilo e Antonello sono la prima coppia omosessuale che si unisce civilmente a Napoli in una sala giunta strapiena. Hanno scelto la data del 20 settembre, anniversario della breccia di Porta Pia, per sottolineare la laicità del loro vincolo. Celebrata dal sindaco De Magistris, l'unione ha avuto per testimoni il presidente dell'Associazione Partigiani di Napoli, Antonio Amoretti, e sua moglie Rosa Ferrioli. Io ringrazio il presidente dell'ACRA e la sua moglie che mi hanno fatto testimoni, che è un gesto per me, è un grandissimo onore, che una persona... Dall'8 agosto scorso il Comune di Napoli sta ricevendo le richieste di unione civile secondo quanto previsto dalla legge Cirinnà. A partire dal mese di ottobre sarà possibile unirsi civilmente nelle municipalità cittadine. Il sindaco di Napoli che ci è stato vicino, come il sindaco della più grande città, diciamo la più grande città d'Italia. Qui nella sala del Comune, nella Casa del Popolo, la lotta per i diritti vive. Due persone che si amano e si incontrano e oggi lo possono fare anche con una dignità giuridica e un riconoscimento effettivo dei loro diritti e dei loro doveri, come ogni unione insegna.